Avete scelto Dottor Octopus, nota dolente di questo box set, purtroppo. Andiamo a vedere innanzitutto i dettagli. Il volto è fenomenale per quanto mi riguarda, un'espressione maniacale davvero incredibile, molto, mi piace moltissimo, sembra uscito fuori dai fumetti, molto bello, molto enfatizzata questa espressione. Gli occhiali sono un pezzo separato, però sono incollati alla testa, non sono rimovibili, vedete, al di sotto possiamo vedere gli occhi e la faccia di Dottor Octopus, con questo taglio di capelli veramente bizzarro, a dir poco bizzarro. Quel volto è fenomenale, mi piace moltissimo. Abbiamo questo corpo molto tozzo, molto panciuto, con questa tuta verde, con alcune sfumature dipinte, un bel tocco da parte della Toy Biz, devo dire, avrebbero potuto farlo piatto, completamente verde. Invece, vedete, ci sono delle belle sfumature, questi stivali arancioni e il lab coat, il camice da laboratorio di stoffa, di vera stoffa, bianco. Esteticamente devo dire che non è male, il problema sono i tentacoli. Sono abbastanza ben dettagliati, hanno questi dettagli di painting che sono molto belli esteticamente, ma come potete vedere, i tentacoli tendono a cadere verso il basso perché la connessione è molto allentata. E quindi farli andare al di sopra della testa di Dottor Octopus, come sarebbe, diciamo, desiderabile, l'ideale sarebbe avere due tentacoli al di sopra e due tentacoli al di sotto. Invece non riescono a stare su perché la connessione è stata progettata abbastanza male. In sostanza bisogna premere e girare il tentacolo affinché si blocchi sulla schiena di Dottor Octopus. Il problema è che comunque il sistema di bloccaggio è molto allentato, non è un bloccaggio bello sicuro, e essendo i tentacoli molto pesanti non riescono a stare su. Quindi questa, diciamo, è la nota dolente di Dottor Octopus. Inoltre ha una scarsissima articolazione, anche se questo non è un problema perché comunque il personaggio, diciamo, non eccelle in agilità. A proposito di articolazione, vediamo l'articolazione. La testa può ruotare a 360 gradi, il corpo, vedete il torso, può ruotare attorno alla vita a 360 gradi, la gamba può andare in avanti e indietro soltanto, non può muoversi nemmeno in fuori e in dentro, singolo snodo al ginocchio e singolo snodo una cerniera al piede. Quindi il piede può muoversi in su e in giù. Le braccia invece possono ruotare a 360 gradi, ovviamente sono un po' limitate dal camice, e muoversi in fuori e in dentro. Non so se c'è rotazione qui, non mi pare. Singolo snodo al gomito e la mano può ruotare a 360 gradi e muoversi leggermente in su e in giù, ma direi praticamente c'è solo rotazione. Quindi un'articolazione molto molto limitata, come ho detto non è un grosso problema perché il personaggio non è particolarmente agile, però sono molto deluso dall'aspetto tentacoli, che mi aspettavo, sarebbe stato bello poterlo esporre in questa maniera, con i tentacoli, con almeno due tentacoli al di sopra della testa. Come accessori abbiamo, a parte i tentacoli, che non possono essere considerati propriamente accessori, abbiamo soltanto la base. Vedete, scolpita in bassorilievo come le altre, con questi tentacoli che escono fuori, molto bella devo dire. E gli occhialoni di Dottor Octopus. E i due pirulini che possono essere posizionati al di sotto dei piedi di Dottor Octopus. Spero che la recensione vi sia piaciuta. Cliccate sulla faccia di un altro personaggio per vedere altre recensioni. Oppure cliccate qui sotto per le considerazioni finali sul box set.